oggi tre ci hanno reso ancora più orgoglioso di quello che era normalmente il voler sentirci italiani. La Federazione Italiana Gioco Calcio e il suo presidente Gravina, la Federazione Italiana Tennis con il suo presidente Angelo Binaghi, la Federazione Italiana Atletica Leggera e il suo presidente Stefano Mei. Tre federazioni che è sempre sbagliato fare dei confronti, ma rappresentano qualcosa di più e di diverso rispetto probabilmente a tutte le altre. La forza e la popolarità del calcio, anche in termini sociali, l'enorme capacità di rendere conosciuto a tutti il tennis e la sua oramai acclarata universalità, e l'atletica leggera, quello che insieme alla ginnastica che ha dato via tutto, al movimento, alla storia in assoluto del voler da parte degli uomini e delle donne cominciare a pensare, a ragionare in termini di attività motoria. I risultati della nazionale che ha vinto l'Europeo, che abbiamo da subito intuito che potesse essere da preludio a quello che è una epopea, un momento storico probabilmente forse unico nella storia del nostro paese, la meravigliosa prestazione di Matteo Berrettini e i risultati di queste ragazze, di Nadia, di Gaia, di Alessandro, di Andrea, di Simone, nell'atletica ci riempiono di orgoglio e soprattutto ci fanno ben sperare per questa straordinaria spedizione che sta partendo, anzi molti sono già a Tokyo, le raggiungerò a breve, il motivo che non sono potuto andare a Wembley è proprio e a Wimbledon l'impossibilità del governo giapponese di riconoscere, salvo fare quarantene in Giappone, la possibilità di esserci. È la spedizione più numerosa di sempre, di uomini e di donne, e questo è un ulteriore auspicio, e soprattutto sappiamo che è come se ci avessero la nazionale italiana, il commissario tecnico Mancini, Vincenzo Santopadre, gli allenatori, dato un testimone che tutta l'Italia ci accompagna, perché oggi più che mai si sente con lo sport e per lo sport questa unità nazionale, che è sicuramente il più prezioso regalo che ci avete fatto con gli atleti. Grazie Roberto, grazie Vincenzo, grazie voi, a tutto il paese, e io che sono onorato veramente di rappresentarlo con lo sport. Complimenti a tutti, grazie Presidente Draghi di averci ospitare, grazie. Allora, il ringraziamento, no Valentina, visti, il ringraziamento al Presidente Malagò. Intervento del segretario generale della